Sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione, sono le deleghe dell'assessore regionale Vincenzo Colla. Sviluppo economico e green economy sono stati temi al centro ieri dell'incontro fra l'assessore Colla, il candidato sindaco per Faenza del centro-sinistra Massimo Isola e la Caviro, diventata in questi anni uno dei punti di riferimento per una nuova economia capace di legare insieme sostenibilità e profitto. Formazione e lavoro sono due temi che hanno poi segnato la giornata di lunedì 14 settembre, con la riapertura delle scuole e la ripartenza del percorso che porterà i giovani a formarsi come persone in una nuova realtà e poi ad entrare nel mondo del lavoro. Noi l'operazione che stiamo progettando è una grande operazione su tre direttrici, che poi saranno le direttrici anche dell'impostazione europea, del Recovery Fund, del prossimo sessennio. E quindi abbiamo bisogno di fare un grande investimento sul governo del digitale, quindi il digitale deve diventare di popolo, non deve creare una polarizzazione nei luoghi di lavoro, nelle società. Secondo, dobbiamo fare il più grande investimento per l'economia circolare, per ovviamente tutta l'economia verde. Devo dire che ho visto in questa cooperativa operazioni splendide di economia circolare. Dal grappolo d'uva non si butta via più niente, si fa energia, si fanno prodotti per la sanità, si fanno prodotti per la chimica, si fanno prodotti per dolceari, quindi una cosa molto bella. Il terzo punto che lega tutto, noi abbiamo bisogno di fare un new deal delle competenze, dei saperi, del saper fare, come diceva Tullio Di Mauro, anche l'intelligenza delle mani, quindi dobbiamo tenere insieme tutta la comunità dell'istruzione, dalla ricerca, dall'università, fino agli enti di formazione, fino agli istituti tecnici. Abbiamo bisogno di interrompere quel mismatch tra domanda e offerta che non ci possiamo permettere. Quale progettualità impostare con i comuni come Faenza che guarda verso l'espansione? Beh, qui c'è un progetto, guardiamo con molta attenzione ovviamente questo passaggio anche elettorale. Per quanto mi riguarda, la nostra cultura è di guardare con grande attenzione al progetto progressista che è in campo, o poi la regione discute con tutti i sindaci che verranno eletti in questa regione, ma l'attenzione di questa regione è di aprire una nuova cultura progressista, basta sovranismo, nazionalismo. La Caviro regge con l'80% di export, questa regione è in legame col mondo, è in relazione col mondo, noi dobbiamo eleggere sindaci che sanno che il mondo è importante per i nostri territori, che le relazioni sono fondamentali. E poi sono i territori che stanno nel mondo, quindi l'identità territoriale, il sapere, l'istruzione, la sanità pubblica, questi sono i grandi fattori che ho visto nel progetto progressista del candidato. Sviluppo economico, green economy, ma anche oggi è il giorno delle scuole, quindi inserimento dei giovani nel mondo lavorativo una volta finite le scuole. Quali sono i vostri programmi? Questo è un tema centrale, un tema chiave. Non a caso il Recovery Fund è chiamato Next Generation. Il ruolo dei giovani, delle nuove generazioni nella costruzione di un nuovo sviluppo, una nuova idea di sviluppo a Faenza, in Italia, in Europa, è il tema sulla quale ci giochiamo, la grande sfida dei prossimi anni. Per questo abbiamo bisogno di nuove generazioni e abbiamo bisogno di fare quello che servirà a loro per poter dare il loro contributo. E quindi un grande progetto di digitalizzazione, un grande lavoro sul tema della sostenibilità, un grande lavoro sul tema della mobilità. Questi saranno i temi sui quali anche noi come Comune di Faenza dovremo andare a intercettare le risorse che verranno dalla filiera Europa, Roma e Emilia-Romagna. Questo non basterà, dovremo lavorare sulla formazione, su una formazione permanente, ma su una formazione anche all'interno della quale i nostri giovani possono trovare quegli strumenti nei quali sarà più facile formarsi, formare quelle competenze necessarie a costruire un salto di qualità, di portare innovazioni nel nostro sistema produttivo. Noi abbiamo deciso di rafforzare il percorso formativo post diploma. In questi anni a Faenza è stato fatto tanto con strumenti come gli FTS, gli ITS, abbiamo costruito un master addirittura assieme a Unibo sulla chimica. Ecco, dobbiamo sempre di più tenere insieme l'impresa, il mondo dell'impresa, col mondo delle istituzioni e il mondo dell'educazione e fare insieme quei progetti formativi propri del nostro tempo nei quali il sistema produttivo è protagonista e insieme all'ente pubblico costruisce i progetti curriculari e i profili sui quali lavorare. Abbiamo pensato anche di destinare nuovi spazi alle nostre realtà che si occupano di post diploma perché dobbiamo costruire maggiori potenzialità
formativa. Ecco, viviamo un tempo in cui probabilmente ci sarà anche più mobilità nel sistema produttivo. Ecco, noi sfruttando la mobilità dobbiamo investire su nuove formazioni, nuovi saperi, ecco che la formazione è l'elemento fondamentale. Oltre a questo ovviamente dobbiamo lavorare, come abbiamo fatto anche un po' in passato, per rendere più forte la connessione tra la scuola secondaria e il sistema produttivo, quindi lavorare con il tavolo dell'impresa, del comune che già oggi dialoga col sistema della scuola. Dobbiamo farlo di più, dobbiamo fare come abbiamo fatto al Tecnopolo, un grande centro laboratoriale della chimica, materiali avanzati per l'università, che però ha una convenzione per lavorare anche sui nostri istituti tecnici. Ecco, dobbiamo creare tutte le maggiori connessioni possibili tra mondo del lavoro e scuola, mantenendo chiara la funzione dell'educazione, ma questo non significa che non dobbiamo creare ponti costanti e legati a un sistema che ci chiede innovazione. Quando sono nati progetti universitari, progetti di formazione post diploma giusti, ecco che questi hanno dato subito opportunità di buona occupazione per i nostri ragazzi e soprattutto hanno portato innovazione nei nostri sistemi.